L'immuno-oncologia nel trattamento in fase precoce del melanoma riduce in maniera altamente significativa il rischio di metastasi a distanza o di morte. Lo dimostrano i risultati aggiornati dello studio di fase 3 KEYNOTE-054, che ha valutato pembrolizumab, una terapia anti-PD-1, come trattamento adiuvante, cioè somministrato dopo la chirurgia, nel melanoma di stadio 3 resecato e ad alto rischio. Lo studio è stato presentato al Congresso europeo di oncologia medica, l'ESMO, e noi ne parliamo con Mario Mandalà, professore di oncologia medica all'Università degli Studi di Perugia. Professor Mandalà, innanzitutto di che studio si tratta e in quale fase di malattia si trovavano i pazienti arruolati? Allora, lo studio KEYNOTE-054 è uno studio prospettico randomizzato in doppio cieco che andava a valutare pazienti con melanoma radicalmente resecato in stadio 3A, 3B, 3C, secondo la classificazione standard AGCC settima edizione, e i pazienti venivano assegnati a ricevere o il pembrolizumab, che è un anti-PD-1, oppure un placebo. Senta, al congresso dell'ESMO sono stati presentati dei nuovi risultati di follow-up a lungo termine di questo studio. Ecco, quali sono questi risultati e come si confrontano con quello che già sapevamo su questo trial? Cioè sono migliori, allora, sono migliorati, sono in linea, sono leggermente inferiori? Tre sono i messaggi fondamentali delle analisi che sono state presentate quest'anno. Primo, l'analisi a 3 anni con valutazione a 3 anni, quindi, dello studio, fanno vedere che nel braccio pembrolizumab la sopravvivenza libera da progressione risulta pari al 63,7% contro il 44,1% del gruppo placebo. Quindi c'è un miglioramento in termini di sopravvivenza libera da recidiva che è di circa pari al 20%. Quindi questo significa che c'è una riduzione relativa del rischio del 44%, e in termini pratici i medici devono sapere che il numero di pazienti che deve essere trattato per evitare una recidiva è pari a 5. Quindi ogni 5 pazienti avremo un paziente in cui non si verificherà la recidiva. Ma un altro secondo dato importante dalle analisi riportate quest'anno è che la riduzione risulta particolarmente marcata nella presentazione di metastasi a distanza, in quanto la percentuale di pazienti nel gruppo placebo che ha avuto metastasi a distanza è risultato pari al 39,5% contro il 25%, quindi c'è stata una riduzione assoluta del 14% e una riduzione relativa del 42%. Questo dato è molto importante, in quanto ci dice che quindi la terapia adiuvante, la terapia quindi post-chirurgica per ridurre la possibilità di recidiva, ha un'azione molto marcata sulle metastasi a distanza e non solo sulle recidive locali. Questo è un dato importante per quale motivo? Perché le recidive locali sono recuperabili chirurgicamente, le recidive a distanza sono in qualche modo un surrogato dell'effetto a lungo termine del trattamento sulla malattia. Il terzo dato importante che ci viene comunicato quest'anno è che non ci sono novità sul fronte della tollerabilità, quindi quello che noi oggi sappiamo è che gli effetti a lungo termine non hanno mostrato tossicità nuove ulteriori, e quindi i primi due dati, quella sulla sopravvivenza libera da progressione e sulla sopravvivenza libera da metastasi a distanza, in aggiunta al problema della tollerabilità, rassicura e rafforza il ruolo di pembrolizumab
nella terapia adiuvante del melanoma.